È possibile, ma la capacità è davvero molto aumentata, non mancano i reagenti, insomma si fa, mi sembra che da questo punto di vista le cose vadano molto meglio. Su questi 212.000 tamponi eseguiti sostanzialmente noi abbiamo oggi 30.550 tamponi positivi, test positivi. Quindi diciamo che qualcuno direbbe, ieri erano 28.000, un aumento, insomma, sapete, io ho sempre detto, insomma, queste oscillazioni quotidiane, per carità, non le consideriamo, no? Né nel numero purtroppo di decessi, che oggi sono 352, ieri erano 353, in questo caso c'è una stabilizzazione, né nel numero dei casi, tantomeno, perché uno sono dipendenti dal numero di tamponi che si fa, è chiaro che durante il fine settimana in genere si fanno meno tamponi e quindi sono anche di meno i positivi, due perché le oscillazioni quotidiane sono ampiamente previste, quello che bisogna vedere è come va il trend e certamente nelle ultime tre settimane abbiamo avuto un trend in aumento, anche se negli ultimi giorni a occhio e croce, perché non posso pronunciarmi diciamo in maniera definitiva, vediamo una certa stabilizzazione a livelli relativamente elevati, anche perché il numero di positivi sul numero di tamponi effettuati, sul totale di tamponi effettuati supera il 10%, quindi la positività, il tasso di positività diciamo, o la proporzione di risultati positivi sui test eseguiti è ancora è piuttosto elevata e questo è un segnale non del tutto positivo, questo è chiaro, quindi nonostante si facciano molti tamponi sono molte le persone che risultano dopo essere positive. Il numero di ricoveri, anche in terapia intensiva negli ultimi giorni è stato tendenzialmente in aumento anche se diciamo in quasi tutte le aree del paese ancora non si registra una vera e propria criticità, anche perché il numero di posti in terapia intensiva rispetto a marzo, aprile, insomma rispetto alla fase 1 sostanzialmente è aumentato. Oggi abbiamo avuto più 67 ricoveri in terapia intensiva e oltre 1.000 ricoveri in area medica, ieri erano 1.274, quindi diciamo più o meno il trend sembra mostrare una certa stabilizzazione. Non sappiamo ancora se possiamo vedere degli effetti di alcuni provvedimenti che sono stati presi, come il DPCM alcune ordinanze anche a livello regionale che hanno imposto la mascherina, diciamo l'uso costante e continuativo delle maschere di comunità.